La condizione sine qua non per produrre un vino buono, genuino, autentico, per produrre un vino triple A, è fare un'agricoltura senza la chimica di sintesi, quindi senza veleni, senza i pesticidi, senza i diserbanti, senza i fungicidi. Oggi purtroppo in agricoltura sono permesse centinaia e centinaia di preparati che sono velenosi. Quindi un vino deve nascere da un'agricoltura biologica o da un'agricoltura biodinamica. Qua siamo in un vigneto coltivato in biodinamica, ma prima di tutto è un vigneto coltivato con una vera agricoltura. Siamo in primavera, guarda qua. Questo è il mentastro che posso mangiarmi. Ci sono un sacco di fiori, c'è la vita e naturalmente c'è anche la vite. Non è possibile pensare di fare un buon vino senza avere della buona uva. Ogni gesto agricolo ha le sue conseguenze. Possiamo vedere a distanza di 2 metri a sinistra un vigneto coltivato con le tecniche odierne, cioè con l'utilizzo di diserbanti e di prodotti chimici, e a destra un vigneto coltivato con le tecniche dell'agricoltura biodinamica. Guarda, quando puoi mangiare la terra di un vigneto, puoi essere sicuro che da questo vigneto uscirà un grande vino. Però purtroppo non sono tanti i vigneti dove ti puoi mangiare tranquillamente la terra così, senza chimica, senza nulla.